Ciao family, questo sembra un video così di riflessione, ma in realtà parlo piano perché Teppi sta già riposando e io ho schiacciato rec perché io non so, boh, dall'ultimo video che abbiamo girato, il rituale del Red Door, Yellow Door, io non so, ma la vedo un po' strana, di notte intendo dire, nel senso che o sta facendo degli incubi o sta dormendo male. L'ho vista più di una volta affannosa, girarsi tra le coperte. Sembrava anche che mugugnasse qualcosa. Quindi non so, sono qua a fare questo video. Non so bene perché, ma ho questo sentore che potrebbe, no, succedere qualcosa. Detto ciò, ho preparato la mia infrarossi. L'atterrò sul comodino di fianco a me, così se per caso succede qualcosa in queste notti, registrerò. E provo a vedere che cos'è. Non lo so, ma mi sento che di fare la cosa giusta. Comunque se succede qualcosa lo vedrete. È normale, porca miseria, solo che dicono di non svegliarli. Thank you.
ci voleva. Io non so, ma ve lo giuro, mi fa anche un po' paura. Non mi piace. Cosa fare? Domani glielo devo per forza dire. Spero che non capiti mai più, perché veramente mi ha messo un'angoscia sta roba. Poteva pure farsi male. Vabbè, domani glielo dico. Devo stare attento. Sì? Poi dove sono? Hai visto le mie ciabatte? Ciao, Dior. No. Buongiorno. 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 Dove sono le mie ciabatte, Paul? Come stai? Stanca, un po'. Un po' male al collo, devo essere sincera. Male al collo? Sì, un po' di cervicali. Cosa hai sognato? Perché mi fissi? Cosa hai sognato? Voglio immortalare, so. Che cosa hai sognato? Non lo so. Dov'è il caffè, Paul? Nella caffettiera. Ah, l'hai già fatto? Sì, dovrebbe essercene. Non lo so cosa ho sognato, so che litigavo con qualcuno. Ah, litigavi con qualcuno? Sì. Sai chi? Non lo so. Ma era un incubo? O alla fine era bello? Qualcuno, ah. Ma penso mia mamma, ma niente di più. Di che, però ho dormito veramente male perché ho un male al collo, sei tipo cervicale. Ah, ok, quindi vabbè, deduco che non ti ricordi niente. Prendo qualcosa, ma non mi spieghi perché mi fissi. Cosa fai? Ti fisso perché mi prendi ti... anche tu. Hai visto le ciabatte? Ti ho chiesto. Ti sei resa conto che sei scesa dal letto stanotte? Sì? Sei scesa dal letto? No. Sonnambulismo puro. Sei scesa, io ho acceso la mia infrarossi, ti ho seguita, è quello che ho registrato. È lì pronto. Perché immaginavo che dovevo rinfrescarti la memoria. Allora, adesso aspetta, devo prendere il caffè, se no mi incazzo. Sto già partendo male. Ti dico già che se inizi così la giornata sarà molto lunga. Ma dopo io cosa ne posso, scusa, se tu nel cuore della notte scendi, apri i frigoriferi, ti aggiri per la cucina? Io voglio solo sapere se mi stai prendendo per se mi stai prendendo in giro o stai dicendo... Ma secondo te ti prendo in giro? Secondo te se c'è un video... Non lo so, sai com'è, mi sveglio e sei lì che mi punti la telecamera in faccia, mi sono appena alzata, c'ho ancora da capire che ora è, che mondo è... E tutta una serie di cose, tu sei già lì che mi piazzi la camera in faccia. Allora tu vedila così, se fosse stata una cavolata manco te l'avrei fatta vedere. Ma è una cosa seria. È pulita? Sì.
No, Paolo, non me lo ricordo. Sì, tu prenditi il caffè, io intanto ti schiaccio play. Io non me lo ricordo. Ok, siediti qua. Io da piccola soffrivo di sonnambulismo. Ho capito, soprattutto sì. Quando è un periodo magari un po' stressato. Per carità, sei già sparita lì, sei già andata giù. Sei già andata giù. Ma tu forse, cioè, poi te lo guarderai con calma e beh, cioè, scusate. Sì, ah, ecco, cioè, solo così per capire. Cioè, ma siamo... Che ora è? Ah, non lo so, ma era tardissimo. Si vede di là. No. Non ci ho fatto caso, ma lo guardiamo dal file senza problemi. Piena notte. Ma guarda. Stavo ma... guardando nel forno, ma... sai. Ma io sto guardando cosa fai nel frigo. Apri, chiudi, apri, chiudi. Hai aperto e chiuso il frigo 40 volte. Cioè. Non ho mai... Posso, scusami, ma non mi. Non mi... No, Paolo. Non mi piace che mi. Ah no, ma no, quello è niente. Piace. Quello è niente. Vabbè, comunque, Paolo, io da piccola soffrivo di sonnambulismo. Volevo solo dirtelo, ricordartelo. Lo so, e me lo ricordo. È un periodo un po' pesante. Mm. È un po'. Un po' stress. O anche. Dove sono le mie ciabatte? Sono fuori. Sono fuori? Sono fuori le tue ciabatte. Per quale ragione sono fuori? Perché le hai portate tu. Avevo già fatto una roba del genere quando ero piccola, ero in vacanza in Sardegna con Valeria. Mm. E una sera sono scesa dal letto a castello, mi sono cambiata per uscire e per andare in spiaggia. Sì, lo so, tra virgolette è normale per chi soffre di sonnambulismo. Sì, no, assolutamente non mi ricordavo niente di quello che avevo fatto. Hai visto, avevi gli occhi aperti, eh? Eri paradossalmente tranquilla. Ovviamente ho fatto di tutto per non svegliarti. Io ero rimasta, penso, traumatizzata come tutti, a vedere te che hai preso, nel cuore della notte sei uscita fuori. Però vieni, ti faccio vedere una cosa. Ti ridò le ciabatte e poi ti faccio vedere la scena che hai fatto da pieno stile horror in giardino. Va bene, però prima mi fai mangiare qualcosina per sì, colazione. Va C'è bene. Una brioche ancora? Sì, sì. Le ciabattine. Sì. Sono lì. Sono girate in lì? Allora vuol dire che le ho posate quando... Vai dentro, Dior. Dentro. Su. Dai. Vai dentro. Vai. Dopo ti facciamo uscire. Vieni. Perché fortunatamente almeno la direzione poi del ritorno te la ricordavi. Bene. Vieni, ti faccio vedere una cosa. Di cosa c'è lì per terra? C'è il tridente. C'è il tridente. L'hai preso nel cuore della notte. Paolo, non è che mi stai trollando. E sei stato tu a lasciarlo lì. C'è il video, lo vedrai. Ti faccio solo vedere che cosa hai fatto. Guarda, tienimi la camera. Praticamente, tu hai preso il tridente là. Mm. Sei venuta qua. Preso il tridente là. Sei messo qua. Qua e non hai fatto così due volte con fuoco, così buttavi, così io ho fatto così, sì. Vai, c'è qualcosa così, c'è qualcosa, senti. Ok, ho sentito. Ho sentito. Ho
sentito. Ho sentito. Ho un'idea. Dior! Paul, cosa fai? La pala. Vabbè. Voglio scavare. E niente, Dior abbaia. Cavolo, qua sotto c'è qualcosa. Oh. Stai attenta? Sì, sì, io sto attenta. Paolo, mi raccomando, il giardino di mia madre che ammazza. Piano a non romperlo, eh. Riesci o no? È un po' duro, ma dovrei farcela. Aia, piano. Calma, tanto. Perché comunque dove ho toccato c'era più o meno... Sì, ma occhio a non rompere. 20 centimetri, bisogna andare sotto. Ok. Togli quella zolla. Magari già riusciamo a vedere qualcosa. Tosca, Paolo, sei spaventoso. Te lo giuro, fai piano. Ma sento che c'è il vuoto. Ho capito che senti che c'è il vuoto, ma... Cioè, lo senti? Sì, ho sentito. Sono arrivato. Madonna, nel giardino. C'è un'asse di legno. Vedi? C'è un'asse di legno. Devo fargli forza. Vedi che c'è un vuoto? E lo senti? Anche che mi hai distrutto il giardino. Guarda qua. Piano. Ma tu non sai cosa può essere. Oh, vedi che viene su tutto. Magari una botola. Brava, ho pensato la stessa cosa. Aspetta, magari una botola. Cosa c'è? C'è qualcosa di strano. In che senso? Ho trovato un angolo. Un dado, toglilo. Non si leva. Aspetta. Non ti conviene tirare più con la pala, eh? No. Perché se non lo rompi. Cos'è quello? Una vite. Ah, è la maniglia. Guarda. Sì, guarda, gira. Gira vuoto, probabilmente. Quanto è grosso? No. Ah, finisce qua. No, perché ti giuro sarà più grosso. A me sembra una botola, Paolo. Magari una botola. Magari sono le fognature. No, non c'è niente sotto. Ma che roba è, scusa? Un gioco infinitum.